Ben arrivati in un nuovo video. Ho pensato, dato che ho fatto una bella spesa, di registrare dopo tanto tempo uno svuoto alla spesa, perché sapete che ogni tanto magari quando faccio piccole spese le inserisco all'interno dei vlog, ma quando magari la spesa è un pochettino più sostanziosa cerco di farvi vedere qua le cosine, anche perché so che tanti di voi amano gli svuoti alla spesa. In particolar modo sono tre supermercati quelli che ho fatto, approfittando dei vari volantini. Il totale della spesa magari ve lo scrivo qua sotto, ma dovrebbe essere all'incirca sulla sessantina di euro, ecco quello che ho fatto di rifornimento. L'unica cosa di cui non ho preso tanto è stata frutta e verdura, perché comunque ne arriviamo dal lungo weekend pasquale, quindi c'erano un po' di cose che non si sentivano tanto bene, quindi ho preso giusto proprio il minimo necessario, anche perché in frigo e anche in freezer non ho più nulla. Quindi iniziamo. Sono stata da Esselunga, Basco e Lidl. So che Esselunga non c'è da tutte le parti, però sono molte cose che potete reperire anche magari negli altri supermercati. Iniziamo dai freschi. Ho cercato di dividere per categoria in modo tale da essere un pochettino più senza passare di palo in frasca, quindi non andrò per supermercati ma per categorie. Iniziamo. Prima cosa che ho preso, 5,99 euro, in offerta, più o meno il costo è come quando lo prendo da Eurospin: filetti di branzino senza squame, puliti e pronti da cuocere. Questi surgelati, sapete che io sono un amante dei filetti di branzino. Questi qua sono 400 grammi al netto della glassatura e vediamo un po' come sono. Non ho mai provato questi qua in particolar modo di Esselunga. Vediamo, il marchio è Cuoco di Bordo. Stavo leggendo brodo, però mi sembrava un po' strano, cuoco di brodo. Comunque, questi qua. Rimanendo in tema pesciolino, cuori di filetto di nasello sudafricano, 6 porzioni surgelati, peso netto 300 grammi, che è questo qua. Io solitamente mangio tutta la confezione perché sono veramente proprio piccolini. Sì, la scatola la vedete vuota perché l'ho già messa nel freezer, mi sono portata avanti. E rimanendo in tema pesce, questo qua è la seconda volta che lo prendo, è un prodotto novità da Lidl, molto molto buono. Forse ve li ho fatti vedere in un vlog, io poi avevo aggiunto un po' di pangrattato panko per dargli un po' di panatura, molto buoni. Burger con gambero decongelato, cuochi e pescatori presi da Lidl. Che sono questi? Sono molto molto buoni, un po' diversi dai soliti burger, ci sono anche di salmone, però di salmone non li ho mai provati, e questi qua ve li consiglio, sono 200 grammi, io li faccio cuocere semplicemente in fornetto e l'altra volta li avevo abbinati con delle zucchine, buoni. Questi qua ve li consiglio, sono una cosa un po' diversa magari dal solito burger di salmone o di merluzzo da assaggiare, e appunto Lidl me lo segnalava come prodotto novità, almeno in quella dove vado io. Dal pesciolino passiamo alla carne. Ho preso in offerta 2,99 euro, sempre da Lidl, straccetti di petto di pollo 400 grammi. Io questi qua ci mangio due volte, li andrò a porzionare e surgelare perché appunto non li mangio tutti in una volta. Questi qua mi piacciono molto, io solitamente li faccio in padella e poi li vado a utilizzare o come piatto unico, quindi con del riso basmati, oppure semplicemente mangiati così con delle verdure accompagnate. Quindi questi qua molto molto buoni. Da Esselunga ho preso le svizzere classiche, queste di vitello. Poi due confezioni di uova che tengo così in scioltezza perché anche queste qua, visto che l'ultima volta un uovo l'ho distrutto, le ho già svuotate. È del marchio Esselunga, 4 uova fresche grandi da gallina allevate a terra senza l'uso di antibiotici. Ne ho prese due confezioni perché scadevano il 10 di maggio. Mi trovo molto bene con queste qui, anche perché sono poi quelle un pochettino più grandi e quindi, dato che mi è caduto l'occhio, le ho prese. Questo prodotto che ormai mi vedete in ogni svuota la spesa, mix, gran mix, file e gusti del marchio Ferrari, julienne di mozzarella e scamorza, ideale per forno e in padella. Ormai è diventato ufficialmente il mio formaggio per la pizza. Questo qui lo compro ogni volta che vado perché cerco di averne sempre uno pronto per la settimana successiva in frigo nel caso, anche perché non ho visto se negli altri supermercati c'è, ma io lo trovo da Esselunga. Sempre in tema pizza ho preso il lievito perché non ne avevo più, e anche qua stesso discorso di prima, la scatola è già aperta perché l'ho messa in freezer, la farinata della Spezia del marchio Zanini. Questa credo che sia una delle più buone farinate surgelate. Si può fare in casa la farinata, certo, però adesso specialmente che sto rientrando, oggi rientro ufficialmente al lavoro,
ho bisogno di qualcosa che sia pratico e veloce per quando magari arrivo a casa o non ho niente di pronto, e solitamente ecco, queste qua per me sono una salvezza, magari quando arrivo alle 9 di sera e non mi sono organizzata con il pranzo per motivi magari urgenti, invece c'è stato un cambio turno e non riesco a organizzarmi, questa qua mi viene d'aiuto. Come vi dicevo, frutta e verdura ho preso, cioè frutta proprio non ne ho presa perché tutta quella che c'era si sentiva male. Quindi ho preso una busta di questa insalata che io trovo da Basco, Fantasia dell'Orto, questa qua è un netto, 99 centesimi, mi piace tanto questa qua. Solitamente ci metto i miei semini, a volte ci metto magari la scatoletta di tonno perché io non è che ne vado proprio pazza, però ogni tanto la mangio così giusto per mangiare qualcosa di diverso. Da Lidl in offerta carote 69 centesimi mi sembra un chilo, e queste qua le ho prese perché io non lo so come mai le ho scoperto che mi piacciono le carote al forno, e voi direte boh, bella scoperta, e le taglio sottili, poi tanto ora riprenderò poi anche col cooking vlog, volevo registrare ieri ma avevo poche carote, erano proprio tristi, e fatte al forno buone, buone. E quindi mi sono presa le carote. Non sono propriamente belle, però vabbè, tanto le devo cuocere, e le ho prese. 1,18 € da Esselunga, pomodorini, perché anche questi non ne avevo più. E poi ho preso da Esselunga 1,5 kg quasi di zucchine, che sono qua dentro, perché ecco, quelle si sentivano bene, quindi dico vabbè, fammi prendere le zucchine che sono sempre molto versatili, sia che io faccia della pasta, che io faccia del pesce o della carne o le uova addirittura. Quindi questa è stata l'unica cosa di frutta e verdura che ho preso. Passiamo alle cose dedicate alla colazione, ci sono solo due freschi che sono colazione, questo qua non credo di berlo a colazione, però spesso mi capita, come già vi dicevo, di andare a camminare e quando torno magari ho sete, proprio voglio di quella cosa fresca, e avevo preso una cosa simile al mango e il fruit passion la volta scorsa, e a questo giro, sempre della Sole Vita da Lidl, ho trovato la limonata di agrumi, che è questa qui. Sicuramente farsi una bella spremuta si ci mette di meno, però in caso di assenza di arance, questa qua è acqua, arancia, limone, succo, concentrato di mela, pompelmo e lime. Ho detto ma sì, proviamo, 250 ml, non mi ricordo il costo, però era in offerta, ed è Esselunga, perché le arance si sentivano malissimo. Ho preso delle spremute 100% succo di arancia bionda del marchio Esselunga. Questo qua, se seguite i miei svuota la spesa, lo avete visto più volte. Preferisco questa qua bionda a quella rossa. Quella rossa la trovo troppo amara. Io non zucchero niente, è solo arancia, non c'è nient'altro. Però preferisco di gran lunga questo. Poi ho preso due prodotti novità. Allora, questo qua è della Herman, quei budini proteici alla nocciola. In teoria, sì, che è questo. Che è questo qua? Allora, mi stuzzicava, vi dico la verità, mi faceva proprio fantasia. Tra l'altro, nelle novità di Esselunga me lo dava anche al caramello, però non c'era, c'era vaniglia, cioccolato, quello al cioccolato già l'avevo provato, non male. Ho detto ma sì, proviamolo, è senza latte, senza lattosio e senza glutine, e ci sono gli edulcoranti, però ecco, una volta ogni tanto non succede niente, quindi ho preso questo. Poi in offerta 1,99 €, in offerta 1,99 €, dato che la mia crema di 100% arachidi di Bulprof sta finendo, però fare un ordine solo per quella è un peccato, anche perché è un sacco di cose. C'era questa crema 100% arachidi tostate biologica di questa marca in offerta da Esselunga, e questo appunto, crema di arachidi cremosa bio senza olio di palma, ingredienti arachidi biologiche tostate 100%, fine, non c'era nient'altro. E quindi ho detto ma sì, proviamolo, vediamo un pochettino com'è. 1,99 €. E sono 227 grammi di prodotto. In attesa di fare l'ordine sul sito di Nespresso, perché non ho più caffè praticamente, ho preso una confezione, queste qua di L'Or, ristretto intensità 11, molto buono. Queste capsuline qua sono in alluminio e buono, mi piace. Il costo è come quello di Nespresso, nulla più nulla meno. Ecco, io prendo ristretto classico di Nespresso e il prezzo è il medesimo. Da Basco a 99 centesimi ho preso questo infuso qua delle 4 stagioni bio, alla melissa, rilassante. Questo qua mi piace tanto. C'era anche quello rinfrescante alla menta, ma ho paura che
non mi faccio impazzire, quindi ho preso solo questo. Da Lidl a 1 euro, cioccolato fondente 85% cacao, con cacao da piantagioni selezionate dell'Ecuador. Questo qua, dato che ho il cioccolato fondente contato, e mi è piaciuto il fatto che al primo posto non ci fosse lo zucchero. Ingredienti: massa di cacao, cacao magro in polvere, burro di cacao, zucchero, e emulsionante, latticina di soia, estratto di vaniglia. E l'ho presa, vediamo, non l'ho mai assaggiata, l'ho vista dalle casse che era in offerta a 1 euro, ho detto ma sì, prendiamola. Poi sempre da Lidl ho preso questi perché ci sono dei fiocchi d'avena che io sto utilizzando adesso per il porridge e voi me l'avevate detto che non mi stanno piacendo per niente, non vedo l'ora di finirli, penso di usarli per fare qualche cosa che non sia il porridge al mattino, quindi presto li vedrete nei bocciati. Ho preso i fiocchi d'avena, questi qua piccolini da Lidl, 69 centesimi, oltretutto non li vedevo, erano messi su in alto, li cercavo in basso, li avessi mia mamma, mezzo chilo. E infine, per quanto riguarda cose dolci e da colazione, fette biscottate integrali di Grissin Bon, queste qua, 1,10 euro, non erano in offerta ma sono le mie fette biscottate preferite, le alterno spesso con quelle al Kamut cerco di prenderle quando le trovo in offerta, sempre di Grissin Bon, mi era rimasto solo un pacchetto e quindi ho detto no, devo comprare le fette biscottate perché stamattina non le ho mangiate apposta perché ho detto no, se poi non le trovo in supermercato vado in panico e niente, quindi le ho comprate. Sempre da Lidl, olive nere Baresa, e direi che non c'è da aggiungere nient'altro. Poi ho preso da Esselunga un po' di spezie di scorta, perché io sapete che le utilizzo tantissimo, tutte della cannavela, rosmarino in foglie, peperoncino frantumato, erba cipollina frantumata, salvia in foglie. Due bustine di pinoli, questi della Life, 0,99, io questi qua li utilizzo per i pesti di rucola, tendenzialmente ci faccio, vi direi, con una confezione due barattolini, tre barattolini, e questi qua sono 15 grammi a bustina. Un pacco di pasta della Molisana, grano italiano decorticato a pietra, trafilata al bronzo. Ho preso le farfalle rigate perché a casa ho tutti i tipi di formati di pasta ma le farfalle non ne avevo più, e dato che adesso inizia il periodo delle paste fredde ho deciso di prenderle. Mi sembra che fosse in offerta 84 centesimi, non mi ricordo in quel supermercato, Esselunga. Poi una confezione del mio amato pane di segale di Via Verde Bio del marchio Primia, questo qua mi piace tantissimo, fonte di fibre senza additivi né conservanti, sono due confezioni salva freschezza da 5 fette. Questo qua mi piace, mangiato sia a colazione con la crema di arachidi che come contorno se mangio della verdura o comunque come contorno, cioè da utilizzare insieme a... si è capito? Forse sì. Una confezione di asciugatutto, questo 4 rotoli del marchio Primia. E infine, allora, fa ridere perché sono veramente delle cose mignon. Dovete sapere che mi capitava ultimamente, cioè ultimamente, parliamo di tanti mesi fa, magari di comprare la bottiglia di vino grossa e io puntualmente la facevo diventare aceto perché comunque ne bevo giusto un bicchiere, magari una volta ogni tanto e poi ciao, andava male. Così da Esselunga ho trovato queste, che sembrano delle tipo bottiglie d'aceto, no, in realtà no, sono delle bottiglie di vino da 250 ml ed è quanto basta Romagna, questo è il Doc Sangiovese prodotto in Italia e per me è comodo, nel senso che io questo qua in poche volte lo finisco e non va male. Ho già avuto modo di assaggiarlo, questo qua in particolar modo, e non è affatto male, infatti ne ho comprata un'altra bottiglietta, 1,49 euro. Sicuramente posso trovare una bottiglia più grossa alla stessa cifra, però per buttarla via preferisco prendere queste. E sempre della stessa linea quanto basta c'è anche il vino bianco, ovviamente, e chi sono io per non prenderlo? Quindi abbiamo anche il vino Chardonnay in formato mignon, ecco ad esempio questo qua quando magari mi mangio il sushi o mi mangio il pesce e mi fa proprio fantasia un bicchierino di vino bianco o questo qua lo tengo in frigo così è bello fresco. Basta, questa è stata la mia spesa, molto interessante, interessantissima. Spero comunque di avervi tenuto compagnia, magari di avervi fatto vedere qualche prodottino interessante. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video.